una nuova scarpa verde, un podista amatore non così evoluto, la ricerca di una gara che permettesse di portare il podista suddetto in condizione per correre la Maratona di Valencia, una gita in Egitto al caldo, un test fatto in maniera molto divertente. Questo è il racconto della mezza maratona di El Guna, ma come al solito partiamo dall'inizio. Possiamo dire che la situazione sta sfuggendo di mano? Per la maratona di Pescara, sveglia alle 4:30. Adesso per la mezza maratona di El Gouna in Egitto stiamo partendo alle 3, ragazzi, alle 3. Ma vediamo questa avventura come va. Ci vediamo tra un po'. Ciao ragazzi. Finalmente sbarcati al Cairo. Qui sono in compagnia dell'Astrotran del Portogallo. Ci siamo incontrati a Roma e abbiamo fatto il viaggio insieme. Adesso siamo al Cairo e andiamo a trovare la macchina, l'autista soprattutto, che ci deve portare fino a El Gouna. Il viaggio per Cosimo è stato devastante e nel briefing della mattina gli ho suggerito di non correre molto velocemente, soprattutto però di provare a correre sul percorso dove poi avrebbe gareggiato il giorno successivo per capire quali sarebbero state le condizioni meteo. C'è un leggero venticello, sono le 9 di mattina, silenzio assoluto, il posto veramente carino e sto aspettando gli altri amici a Six Front Runner per andare a fare una piccola corsetta. Dopo una bella corsetta di 6 km per capire il percorso, fa caldo, veramente tanto caldo. Adesso allora recovery, si mangia, ragazzi, che colazione, guardate qua. Dopo i 6 km di allenamento, il mio suggerimento era fare stretching, riposarsi e soprattutto rilassarsi, perché il giorno dopo sarebbe stata una gara importante e doveva correre sotto l'ora 45, ma lui, come al solito, non mi ha ascoltato. Direttamente dalla macchinetta del golf, le mie impressioni. Ragazzi, no, il golf non fa per me. Che scenario, ragazzi, veramente bello. Sono stanchissimo ma soddisfatto, sperando che domani la mezza vada bene. Comunque andrò veramente piano, anche perché le temperature sono molto molto diverse, fa caldo, fa tantissimo caldo. Infatti la partenza è alle 7. Questa mattina ho fatto un piccolo allenamento alle 9 per vedere, per sondare un po' le temperature credetemi, si facevano sentire. Giornata veramente pesante, ricca di eventi, e il posto è veramente bello, ve lo consiglio per una bella vacanza e farvi una bella maratona, anzi mezza maratona. Sono qui sempre con gli amici di ASICS. Visto che la gara era molto presto, alle 7 del mattino, gli ho suggerito di svegliarsi assolutamente 3 ore prima per fare un po' di colazione, soprattutto magari prendendo qualche carboidrato che gli poteva servire, soprattutto perché comunque ci sarebbe stato molto caldo. Non so poi come è andata a finire. Buongiorno a tutti, sono le 6:23, alle 7 inizia la gara e ci sono già alcuni runner che si stanno riscaldando, adesso lo faccio pure io. Siamo pronti? Qua fa già caldo, però non tanto, si sta bene, quindi speriamo e rimane così la temperatura almeno fino alle 8:30 e proseguiamo a questa nostra avventura. Siamo alla partenza, abbiamo appena fatto 3-4 km di riscaldamento e adesso siamo pronti alla partenza. Wow! Ciao! Oh, it's okay. It's okay. Yeah. Oh. Ok, stiamo andando alla griglia di partenza. Forte! Un po' di dati, sono circa 800 runner, tra la 21, la 10 e la 5. Sono tanti, attenzione, non pensavo così tanti. Momento storico, prima volta davanti.
Attenzione, attenzione! Attenzione, aumenta! Ok, parto la partenza. Siamo quasi al quinto chilometro. Voglio far vedere questo fantastico posto, ragazzi. Veramente bello. Però adesso tutto bene. Sto andando abbastanza piano perché sono le 7:15 e fa già caldo, veramente caldo, però ci vogliamo solamente divertire. Siccome poi sapevamo che sarebbe stato davvero caldissimo, intorno ai 26 gradi, gli ho suggerito di valutare al decimo chilometro se sarebbe stato in grado di raggiungere l'obiettivo finale e, in caso contrario, magari rallentare e pensare a divertirsi. Ok ragazzi, siamo quasi al decimo, ristoro, E ragazzi, acqua presa, ce n'è bisogno, però bisogna evitare di bere troppo, altrimenti si ha l'effetto contrario. Un tips. Disperso l'italiano. C'è anche un oasi. Adesso tutto bene, dai. Cambia un po' lo scenario. Là. Ci siamo. Let's go! Siamo al 13° chilometro. Ok. Go, go! Allora, anche qui ci abbiamo le nostre, anzi le mie bellissime salite. Allora, ma già finito. Eccola qua, che bello, eh? E per chi sta pensando se bloccano il traffico, niente, vi devo dire che non lo bloccano, anche perché qui cammino, anche perché qui hanno una cultura completamente, voilà! Hanno una cultura completamente diversa per quanto riguarda la guida. La macchina vince sull'uomo, scherzo. Ovviamente il paese che trovi, sono tante culture diverse. Ok ragazzi, mi prendo a correre, che qua è ancora lunga. Comunque, veramente, veramente stupendo ragazzi. Let's go! Siamo quasi al 15° chilometro. Pazzesco. Dai, per adesso tutto tranquillo. Spero che sia bello. Sto sentendo un po' di stanchezza. Penso sia normale. Ciao ragazzi, speriamo che si veda bene perché mi sono buttato litri e litri di acqua addosso. Wow, che caldo! Sono 19 chilometri, quasi finito. Ci vediamo all'arrivo. Yeah! Hello! Yeah! Finish line! Vai ragazzi! Vediamo un po'! What the finish line? What the road? 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 What the road?
and in Guna, half marathon finisher. And more runners coming across the finish line. Bravo, bravo, bravo. You have earned your medal. Appena giunto al traguardo dopo le foto di rito, ovviamente Cosimo è andato ad abbuffarsi perché la colazione, mi ha confermato, non l'aveva proprio fatta. Uno sbaglio che sicuramente hanno fatto, però loro non mi conoscevano, quindi su questo punto di vista, è che dopo la mezza maratona mi propongono la colazione. E c'è veramente il ben di Dio, quindi... Hello! Quindi starò qua fino all'una a mangiare di continuo, perché dopo 21 chilometri io ho tanta fame. Grazie. Ok, io adesso faccio il ristoro finale. Dopo aver scaricato i risultati su clipboard che mi arrivano comunque quasi in tempo reale, ho visto che ha corso la mezza maratona in 2 ore 06, poi chiedendogli i lumi in realtà si è scoperto che non ha fermato il Garmin alla fine della gara e quindi in realtà 1 ora e 50, quindi a Valencia conto che possa correre in 3 ore e 45. Nei prossimi giorni preparerò la tabella per aiutarlo a correre le ultime 3 settimane. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, scrivetemi qua sotto quale altre video vorreste vedere. Io come al solito vado a mangiare il coniglio. Ciao, alla prossima.